Buongiorno amici e benvenuti in questa nuova avventura. Inizia da oggi, anche se poi in realtà noi siamo già partiti ieri. La nostra avventura per la Francia sarà un tour on the road che ci porterà a vedere la Normandia, la Bretagna e la Loira. Come ci dicevo, già siamo partiti ieri verso le 7 di mattina da Roma. Ci abbiamo messo quasi 12-13 ore per arrivare a Gorrevod, la prima città che abbiamo incontrato nel nostro cammino. Diciamo che è una città molto piccola, non c'è nulla da vedere, tant'è che ieri sera siamo andati alla ricerca di un ristorante dove poter mangiare. Alla fine ci siamo ritrovati in un kebab, perché la proprietaria dell'hotel, questo qua che vedete qui dietro, ci ha detto praticamente che alle 8 c'è il coprifuoco, perché essendo una città molto piccola non c'è nulla da fare, quindi alle 8 le attività chiudono completamente. L'unica cosa che abbiamo trovato è stato questo kebab. Ci siamo presi un panino con l'hamburger, perché il kebab non è che ci ispirava tantissimo. Adesso abbiamo già ricaricato le nostre valigie direzione Rouen, quindi adesso ci facciamo una piccola colazione perché è presto, sono le 7 e sinceramente anche adesso vedo che è tutto chiuso, quindi speriamo bene. Comunque l'hotel dove siamo noi è questo qua, a vedere le nostre spalle, vi lascio il link nella descrizione. È un hotel molto carino, molto pulito, è l'ideale per fare una tappa di passaggio ed è molto carino perché oltre ad avere tutto questo parcheggio dove poter parcheggiare tranquillamente le macchine, è anche carino perché davanti c'è tutto quanto un lago. Va bene ragazzi, noi siamo pronti, abbiamo ricaricato tutto e via, direzione Rouen. Quanto te devo poi? 2 euro base. Vabbè dai, economici qua in Francia. Eccoci qui, cambiati, puliti e sistemati. Siamo arrivati all'hotel di Rouen, si chiama Céline, però non ve lo consiglio perché è piccolo, le stanze sono strette, veramente tanto strette, e vi lascio immaginare i bagni, anche se comunque c'è una doccia non a tendina, quindi sotto quel punto di vista vi potete fare una bella doccia tranquilli. Ci può stare come cosa perché comunque ci troviamo in una via che non è principale, che non è la via principale di Rouen, ma bisogna salire un po' perché Rouen è costruita prettamente su una montagna e quindi di conseguenza si sale. Comunque ci siamo un attimo rinfrescati e adesso ce ne andiamo al centro della città, che Rouen comunque è il capoluogo della Normandia ed è una cittadina che offre tante cose da vedere, tra cui la cattedrale di Notre Dame, e soprattutto nella piazza principale di Rouen è stata uccisa Giovanna d'Arco. Comunque si sta bene, non fa troppo caldo e è nuvoloso, speriamo che non piova. Comunque abbiamo i giveaway, siamo attrezzati a tutto, quindi andiamo all'esplorazione di questa città. Ci troviamo dentro la cattedrale di Notre Dame, che oltre ad essere famosa perché è la più importante cattedrale di Rouen, questa chiesa è resa celebre, anzi è stata resa celebre da uno dei più importanti pittori della Francia, e mi riferisco a Monet. Infatti se voi andate a cercare la cattedrale di Notre Dame di Monet e vi uscirà questa imponente chiesa a tre navate. Prima di venire qui invece siamo stati all'orologio, che è un altro simbolo della città ed è un orologio medievale con solamente una lancetta. In teoria ci sarebbe stata possibilità di poter entrare all'interno, c'è una scala a chiocciola che ti porta sulla torre dove è possibile vedere tutta la città, però non so per quale motivo oggi era chiusa e quindi siamo andati dritti verso la cattedrale, e ci aiuta anche a rinfrescarci un po' perché fa caldo. Sì. Thank you.
Allora ragazzi, siamo arrivati nella piazza dove è stata arsa viva Giovanna d'Arco e infatti, come vedete alle mie spalle, ci sono ancora i resti originali. Dovrebbe essere più o meno lì al centro il punto in cui è stata bruciata viva. E allora praticamente sto per passare nel vicolo più stretto di Rouen. Infatti è largo solamente 90 cm. E vabbè, niente di speciale, però è una cosa carina da fare. Noi ci stiamo un po' perdendo per i vicoletti di Rouen, perché qua è un continuo scoprire posticini, quartieri, e poi come vedete qua ogni tanto escono fuori questi bei murales. Poi già l'architettura così, con queste casette tutte colorate e variopinte, rendono comunque questa città ancora più colorata e ancora più viva. Comunque sono quasi le 8, quindi stiamo cercando un posticino dove poter mangiare. Abbiamo visto già qualche creperie, niente male, quindi continuiamo il nostro giro e riforniamoci ragazzi, perché qua la Francia si mangia e si mangia anche bene. Via la creperia. Allora ragazzi, dopo esserci mangiata una delle galette più buone che io abbia mai mangiato, anche se poi in realtà è stata la prima, però devo dire sinceramente mi ha stupito, perché praticamente la galetta altro non è che una crepe, però con l'impasto di grano saraceno, e all'interno non è ripiena di cose dolci come la crepe normale, ma bensì di cose salate, e devo dire che ci è piaciuta tantissimo. Noi abbiamo preso quella semplice con prosciutto, formaggio e uovo. Allora adesso stomaco pieno, ci stiamo rincamminando verso il nostro hotel. Il primo giorno di tour finisce qui, quindi se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere un like, commentare, le solite cose. Ci vediamo domani al prossimo video. Ciao ragazzi, di questo video si ammazza, si ammazza in diretta, si ammazza, non si ammazza, vabbè dai. People say be badly in love, in love.